Noi dobbiamo accettarlo il verdetto del campo, quindi il risultato dice questo, dobbiamo accettarlo. Abbiamo fatto secondo me un buon primo tempo, sinceramente condito di buona aggressività, di buon palleggio. E nel secondo tempo invece non abbiamo dimostrato quello che abbiamo dimostrato nel primo, siamo stati distanti, il Cittadella nel secondo tempo ha fatto nettamente meglio di noi. Nel primo tempo invece no, abbiamo fatto meglio noi, però io sono sempre dell'avviso che il risultato del campo va accettato, quindi noi dobbiamo solo battere il petto e sapere che abbiamo fatto un errore clamoroso sul gol subito e cercare di recuperare il tempo perduto. Non è facile, però non dobbiamo avere nessun tipo di rimorso. No, niente, dobbiamo cercare di crederci, chi non ci crede può stare a casa, io ci credo fino alla fine perché sono innamorato di questo colore, di questa proprietà, di questa società, darò sempre il 101% delle mie possibilità per cercare di farcela. Dopo, ripeto, le partite passano, però abbiamo ancora un margine sufficiente per cercare di avere qualche speranza. No, E quello che hai detto dirai alla squadra, questo qua è il tuo messaggio. gliel'ho già detto, quindi i ragazzi sanno perfettamente quello che penso, perché prima parlo a loro, poi parlo a tutti quanti gli altri. Non voglio avere segreti con loro, sono uno che non le manda a dire, quindi questo è un messaggio importante. Chi ci vuole credere ci crede, gli altri stiamo pure da un'altra parte. Veramente è stata una partita molto difficile perché è stata una battaglia, insomma, lo sapevamo perché Pordenone, anche nelle ultime partite, ha sempre dato filo da torcere a tutte le squadre. Poi riuscire a sbloccarla subito è stato importante, soprattutto per il morale, credo, perché dopo la sconfitta con la Cremonese, insomma, credo che sia stata una risposta importante sul campo. E facendo le cose da cittadella abbiamo dimostrato che possiamo vincere con tutti. Ma io credo che il primo tempo sicuramente è stata una partita giocata soprattutto sulle seconde palle, perché comunque loro rinviavano molto e il campo che richiedeva questo, il momento richiedeva questo, e siamo stati bravi a interpretarlo. Se non ci fossimo stati dal punto di vista caratteriale, sicuramente non avremmo vinto questa partita. Poi la manovra si può migliorare, credo che abbiamo fatto anche delle cose buone, ma quello che contava oggi, l'avevo chiesto prima della partita ai ragazzi, era il risultato e sono stati bravi ad accontentarmi. Ah, fa piacere perché vuol dire che sono tutti coinvolti, che sono tutti dentro al progetto e mi fa piacere che anche Beretta abbia fatto gol. Okonkwo ha fatto delle belle trame, ha lottato. Lo spirito deve essere, dobbiamo cercare di tenere questo spirito sempre, poi cercheremo di migliorare su alcune cose, ma lo spirito è fondamentale.